Notte di strada edizione 2018, seconda serata dell'evento di questa bellissima kermesse casalese. In questa occasione spostata verso la piazza principale del paese, protagonisti oggi saranno gli artisti di strada, ma non solo. Notte di strada, seconda serata, domenica, siamo con Beatrice, protagonisti stasera gli artisti di strada. Sì, la domenica da sempre hanno un ruolo gli artisti di strada che riempiono la piazza di tutte le loro arti, quindi vedrete dei giocolieri, dei mangiafuochi. Per noi anche la serata finale di questi due giorni che è faticosi perché col tempo così ballerino è stato impegnativo anche il montaggio, lo smontaggio. Il bello è essere tanti, nell'essere gruppo, nell'essere tanti diventa anche meno faticoso per tutti, nello stare insieme si trovano energie, anche se poi arrivare alla domenica sera è faticoso, siamo già tutti un po' arrancanti, ma poi siamo già pronti per il prossimo anno per studiare qualcosa di nuovo come vogliamo tutti gli anni, qualcosa che stupisca e lasci con la bocca aperta. Dinamicità che è la chiave forse vincente, rinnovarsi sempre di anno in anno. Sì, l'idea è quella, non è sempre facile ma insomma ci proviamo e ancora una volta ringraziamo tutti quelli che ci hanno sostenuto, aiutato, da chi ha donato 10 minuti, chi 2 giornate, perché davvero c'è bisogno dell'aiuto di tanti e noi siamo fortunati perché l'abbiamo ed è un grande grande valore aggiunto. Notte di strada in pieno svolgimento, non poteva mancare il primo cittadino. Questa è una bellissima iniziativa che ha avuto già 2 anni di trascorso e devo dire che anche quest'annata è molto bella, molto ricca di cose nuove e di tante persone che stanno frequentando. Ecco, l'innovazione forse è la chiave per avere una continuità negli anni. Certo, secondo me questa è stata un po' la novità dei giovani che hanno messo la forza delle loro novità, insomma, e hanno creato questi spettacoli, queste nuove iniziative, diciamo. Sì, esatto, quindi ricordiamo su 2 giorni, più musica ieri, più artisti di strada esatto. Oggi, quindi anche variegato. Sì, direi molto variegato, un po' per i giovani, un po' per le famiglie, perché la serata di oggi è più legato alle famiglie, quindi con i giocolieri, con gli intrattenimenti di strada e quindi ha visto la partecipazione di un pubblico variegato proprio. Possiamo dire da 0 a 100 anni, Casal Fiumanese dà a tutti. Sì, da 0 a 100 per tutti, Casale è in prima fila. Notte di strada, una festa per i giovani, per i meno giovani, anche per le mamme e coi bambini. Assolutamente sì, degli spettacoli bellissimi, è una manifestazione che ci piace tantissimo. E anche i basket, gli artisti di strada, vi piace? Favolosi, vero Thomas? Bellissimi gli spettacoli. Sì. Siamo in fila, una fila lunga perché quando si mangia bene la fila è sempre lunga, siamo con 2 ragazzi di Borgo e di Casale. Io sono di Borgo e Cristian è di Casale. Di Casale. Ah, quindi tu giochi in casa? Io gioco in casa, 50 metri. No, il paese è movimentato, è bello da vedere, no? Di tanto. Bello, siete qui immagino a mangiare, avete già pensato a cosa mangiare? Assolutamente sì, io mi faccio stasera friggione e patate. Siamo nella cucina che è sempre un po' il cuore delle feste, siamo con Samantha che stasera è la capo chef. Sì, diciamo che mi fanno ridere, vabbè. Ho dei nuovi allievi, tipo lui che è Cristian. Già, hai cominciato male perché passo davanti alla telecamera. Infatti, e l'ho messo a cuocere la salsiccia, poi c'è Luca che... Ormai è un veterano. Sì, e sta facendo le patate, poi il padre e la madre che mi stanno aiutando a fare la pasta, poi non mancano gli aiuti che ci stanno sempre dietro. A... E qui fate i primi, cosa c'è nel menù? Sì, c'è i garganelli al ragù, le farfalle con i gamberi e le zucchine e poi vabbè la salsiccia, il friggione e le patatine fritte. Vi faccio i complimenti perché stare in cucina a luglio, insomma, siete un po' eroi. Sì, fa molto molto caldo, però bisogna amarlo questo lavoro. All'interno della festa Notte di Strada è presente anche questa sera Ernesto. Di cosa si tratta? Siamo una Onlus, un'associazione che fa addizioni internazionali con l'Ungheria.
seguiamo le coppie sin dall'inizio, quindi da noi possono venire se hanno già il decreto per adozione che è rilasciato dal tribunale, oppure possono venire anche ancora se non hanno quello e iniziare il percorso formativo per fare l'adozione in Ungheria. Seguite anche tutto l'iter? Noi seguiamo tutto l'iter, la preparazione, seguiamo la coppia nel percorso quando è in Ungheria, al rientro facciamo il post adozione, noi le nostre coppie le seguiamo continuamente anche se sono anni che hanno adottato. Voi siete, ricordiamo, di Imola? Noi siamo l'unica associazione di Imola, sul territorio di Imola, nata di Imola, fondata dalla nostra presidentessa, che è un avvocato che ha adottato due bambini. E il nome è dato dal primo bambino che ha adottato, Ernesto. Appunto Ernesto, chi volesse entrare in contatto con voi, come può rintracciare? Allora, noi siamo in piazza Gramsci 21, nella Casa del Volontariato. Altrimenti ci trova su internet, abbiamo il sito, lì ci sono tutti i recapiti telefonici, perché noi operiamo, la sede è a Imola, però operiamo un po', abbiamo sedi e sportelli un po' in tutta Italia già. Note di strada, seconda sera, domenica, siamo con Calderoni, come sta andando? Molto bene, questi giovani hanno fatto una cosa eccezionale, primo anno andò così così, ma non ci siamo mai arrendersi, poi i protagonisti sono i giovani, sono quelli che sono venuti qua. Vediamo la fila, vediamo una cucina funzionante, perché bene o male è quella che dà la risorsa alla festa. Quest'anno i fuochi d'artificio che sono stati ieri sera erano anni che noi non lo facevamo per vari motivi. Noi ci piace fare le feste, l'importante è farle in maniera giusta. Bello anche perché poi in questi piccoli paesi si lavora in team, ognuno ha le proprie capacità e le mette al servizio. Esattamente. E poi posso dire che c'è stata una collaborazione delle associazioni giovanili della Vallata e questo mi fa solo piacere perché bene o male vuol dire imparare a conoscersi, lavorare di squadra, dialogare, capirsi e lavorare assieme. Se ci sono problemi bisogna parlarne. Note di strada e non solo, cosa avremo in questa calda, si spera, estate a Casa Fiumanese? Diciamo che quest'anno vorremmo fare tipica by night, stiamo parlando appunto in giunta e anche con le associazioni per trovare un modo diverso anche per attirare, come ha fatto Note di strada, non dico un pubblico che deve essere necessariamente più giovane, però più variegato. Dopo anni di battaglie ed incursioni, legioni di demoni hanno preso il controllo della terra, trasformandola in un inferno. Creature demoniache di ogni tipo e forma danno la caccia agli ultimi uomini.
resta che fare un invito per l'anno prossimo. Sì, dai, il prossimo anno ci rivediamo a Casale con Notte di Strada, la data più vicina al 20, quindi cerchiamolo nel calendario, il weekend, chissà, sarà 20-22 luglio qua, del 2019, vi aspettiamo.